Ciao a tutti ragazzi da Giraffa Team, bentornati in questo nuovo episodio di Resident Evil 7. Credo ormai stiamo per chiudere il cerchio e finire forever questa avventura. Cioè, forever non tanto, visto che io cercherò anche di platinarlo, ma vabbè, quelli sono dettagli. Separazione. Mia trova e libera Ethan, ma la storia si ripete di nuovo. Ethan deve salutare la moglie ancora una volta e va alla ricerca di Evelyn, la causa di tutto, per fermarla. Che l'ultima volta che ho giocato questo gioco è stato 4 giorni fa, poi ho fatto una pausa, spero di ricordare qualcosa. Tra l'altro mi dimentico sempre di parare, ecco perché mi massacrano. Ma vabbè. So dettagli pure questi, sempre e comunque. Adesso siamo alla miniera. Ok, cosa c'è nel menu? Io già mi sono scordata tutto, manco l'arma, and gas. Ok, allora vediamo cosa dice. Alfa 1, qui Bravo 1, mi ricevi? Qui Ah! Alfa 1, fate rapporto, trovato Ci sono Nicholas. giraffa team, ci sono, Sulla ci sono! proprietà dei Baker risultano 0 sopravvissuti. Ripeto, 0 sopravvissuti. E Riportati Zoe? segni di lotta. Evelyn, negativo. Tuttavia, abbiamo recuperato diversi messaggi del figlio Lucas a persone non identificate. Lei immaginerà già di chi si tratta. Addio vacanze. Dai rapporti risulta nelle miniere abbandonate al sud. Mi sto recando lì. Merda. Ricevuto. La raggiungeremo a queste coordinate. Se trovate Evelyn, sparate per uccidere. Ripeto, sparate per uccidere. Sembra la voce di Chris. Vabbè. Sparate per uccidere. Ucciderò anche io, a dire il vero. Ma vabbè. Non ho le monetine, ma ce l'ha tutta mia moglie. Mugliera, dammi le monete. Ok. Ho un pochettino di mal di testa, tra l'altro. Spero di non mandare tutto a puttane. C'è il nostro compare. Munizioni. Ma come cazzo? Vediamo se ci sono le armi dentro la cassa, perché... holy shit. Qui. Ah, hai ottenuto gli oggetti di Mia. Ok. Bene. Mitragliatrice. Poi com'è che ottengo gli oggetti di mia mogliera? Non lo so. Munizioni pistola, munizioni mitragliatrice, pistola, ma qual è? MPM? Questa qual è? Allora, intanto cambiamo così. La pistola, solo questa ce l'ho. Cioè, solo questa ho. Bomba a distanza, cioè carichiamoci tutto, ragazzi. Ma io pure le mie vecchie armi. Fucile. Non c'è granata. Allora, Magnum per forza. Pistola. Queste. La Magnum la metto qui. Cartucce per fucile. Ne ho un bel po' di cartucce per fucile. Quindi direi di metterlo. Però mi dà fastidio che ha solo due colpi questo. Beh. Pigliamo un Gillo. Io mi sto caricando di roba, ma... Dovrei posare qualcosa. Munizioni pistola 30. Direi di posare via la pistola e metterla via. E... Tenere solamente il fucile... Anche se ho 14.000... Munizioni per la pistola, tieni potenziate. Non lo so che cosa devo fare. Non c'è granate. Quante munizioni ho? 3 più 1, 4. Non lo so, ragazzi, non lo so. Però adesso procediamo così, dai. Un fluido chimico, sì, perché ho bisogno... Ah, soluzione medica forte, ne ho una. I medi di mia... Ah, devo prendere pure le cose.
Chiave, chiave, integratore, cartuccio, arma. Tutte. Io vorrei farmi pure qualche altro. Ecco, cioè, questo. No! Le ho buttate, no? Ah no, combinare, ok. Ah, ma tra l'altro io mi sono fatte sieri, ma vabbè. Mi manca solo una moneta, non mi dire che ho missato solamente una moneta in tutto il gioco. Non ci credo, che sfiga. Andando così, tra l'altro, ad occhio, ragazzi, perché... Combustibile. Ah, già qui. No, poi lo piglio da là. Vediamo cos'altro becco fuori. Tu crepi. Fluido, fluido. Dai, è l'unica moneta che mi manca. Che cavolo, avrei sbloccato anche il trofeo. Ho missato pure l'ascia al giocattolo, vabbè. Cristo. In questo gioco ho notato che non c'è il cecchino. Non che sarebbe molto utile in questi casi, però. Ce ne sono un po' troppi. Fluido a me. Potere del fluido immortale viene a me. Ok, ma che stronzate dico? Mi sa che in quella cassa non c'è niente perché non mi segna niente. Ah, invece c'è. Boh. Comunque sfiga immensa per aver missato solamente una moneta. Dove sei, Evelyn cara, che devo dirti due paroline? Mia simpatica e dolce Evelyn. Cribbio. Ah, però la mitragliatrice di mia moglie era fa, eh. Brava, brava moglie. Ci sono ancora trappole in giro. Opera di Lucas. Non è abbastanza spazio per questo oggetto, lo piglia. Boh. Ah, perché nel frattempo caricavo, forse.
Cristo, che cos'è? Che cos'è? Scappa. Ma ti alzi, porco! Meno male che non ho attraversato. Sto fucile è una merda con soli due colpi, eh? Qui non ci posso entrare. Va bene, proseguiamo. Dove devo andare? Qual era la strada? Io sono venuta da lì? Suppongo di sì. Se mi sono persa. Ecco, sì. Non so se c'è qualcosa lì, no. Proviamo ad andare da questo lato. No. È un labirinto questo. Che cos'è? Munizioni magnum. Damme tutto, damme. Cristo, mi è venuto un infarto. Non mi dà neanche il tempo di parare. Fanno un casino di danni, sti merda. Cioè, ste merde. Bomba a distanza, c'è tutto sto casino. Per delle bombe a distanza. Alla prossima prendo gli steroidi. Dove l'ho messa le bombe a distanza? Allora, nel frattempo direi di fare così. In caso. Ma basta! Oddio. Oddio. Ce ne sono un po' troppi di sti cosi, eh? Non c'è niente, no. Magari avevo potuto ammazzarli così? Vabbè, non penso. Oddio, forse sì, però ormai qualche stato è stato. Ma io vorrei scappare e non rimanere qui ad affrontarli uno per uno, perché solamente uno spreco di munizioni. Ok, un bivio. Direi prima di controllare qui perché mi sembra, ecco, una strada sbarrata. Senza uscita. Queste miniere de cacca? Ma che ci fa una bambina nelle miniere?
Non è che ci sono trappole in giro, vero? Mi pare di aver visto nulla. Erba, grazie, ne ho bisogno. Andiamo su. Non c'è altro qui? La povertà. Porco dinci! Non l'avevo vista la trappola. Ok, sto giocando di merda. Pompiamoci con gli steroidi. Così aumentiamo pure la resistenza. Tua salute massima. Ah, la salute aumenta, vabbè. Ma Dio, can. Allora, ragazzi, se è stato Luca a spiazzare tutte queste robe, giuro che appena lo prendo gli faccio un culo. Inviata. No, aspetta, allora. Venerdì 16 gennaio 2015, 00:42. Grazie a voi sono riuscita a resettare il cervello e a tornare alla normalità. E lei pensa ancora di avermi in pugno. Dovete fare qualcosa, ragazzi. Non solo all'aspetto di una mocciosa, ma è anche stupida come una mocciosa. Ma me e papà invece sono del tutto fuori. Ditemi un po', questa cosa della famiglia gliel'avete programmata voi in qualche modo? Cazzo, è strana forte. Quindi è Lucas che scrive: quella stronza di me è ancora sospesa tra il mondo fatato di Ivy e la realtà. A volte diventa molto violente. Ho dovuto rinchiuderla in una cella. Credevo che Evelyn sarebbe andata su tutte le furie, visto che Mia è la sua preferita. Ma non sembra gliene importi molto. A volte però va a trovarla. Crede che Mia sia la sua mammina. Come ho detto, la vostra arma biologica è completamente fuori di testa. Quindi Lucas era a corrente, lavorava pure per lui per sedizi. Fatemi capire. Allora, l'ossessione della famiglia di Evelyn sta superando ogni limite. Sta facendo sparire sempre più gente dalle strade per infoltire i ranghi di quella sua pseudo famiglia. I mostri sono la sua famiglia. Forse si sta stufando di Mia ancora sulle sue, ma è una rottura di palle per me che devo ripulire il casino quando qualcuno di nuovo viene portato qui. A proposito, Ivy non sembra essere in gran forma, la sua pelle si sta riempiendo di rughe, i capelli si stanno ingrigendo. Era qualcosa di previsto? Sembra che stia invecchiando tutto d'un colpo. Bene, almeno ci lava le palle, magari muore di vecchiaia, ci fa un favore a tutti. Cristo. Non c'è niente da prendere? No, peccato. Il presente rapporto illustra la sintomatologia correlata al batterio riscontrato nei soggetti della serie E, quando infetta un ospite umano. Assicurarsi di leggere questo documento con attenzione prima di occuparsi dei prototipi bellici di serie E. Qui di seguito denominato muffa. Stato iniziale. La muffa assorbe nutrienti dal corpo dell'ospite per alimentare la sua propagazione e col tempo assume il controllo delle cellule del soggetto. Durante questa fase il soggetto sviluppa delle notevoli capacità di rigenerazione dei tessuti. Durante gli esperimenti abbiamo rimosso braccia e gambe dalle cavie e queste sono state in grado di rigenerarsi in pochi minuti. Stadio intermedio. Una volta raggiunto il cervello, i pensieri del soggetto si sintonizzano con quelli della gente di serie E. Il soggetto inizia quindi a soffrire di allucinazioni visive e uditive, per poi finire sotto il completo controllo della gente di serie E. Il perseverare di questo stadio porta alla perdita totale di autocoscienza. Stadio finale. Quando la muffa infetta la totalità delle cellule del corpo, il soggetto ospite inizia a perdere la sua forma umana. Le mutazioni fisiche vanno di caso in caso, ma risultano tutte nell'acquisizione di un'incredibile forza fisica. Contenere un soggetto in questo stadio risulterebbe estremamente difficile. Ok. Quindi l'agente di serie A suppongo sia Ivy. Cinque minuti dopo somministrazione, vomito. Necrotossina E, test. Dosaggio serie E. 10 minuti dopo somministrazione decesso. 10 minuti dopo calcificazione cellulare. Ok.
is this? Necrotossina E aggredisce la membrana cellulare di qualsiasi soggetto basato sul modello di arma biologica serie E, da utilizzare per l'eliminazione di soggetti di serie E. La tossina richiede stimolazione prima dell'uso. L'operazione di stimolazione è condotta iniettando un campione di cellule appartenente a un soggetto serie E nel contenitore della necrotossina. Campioni. Necrotossina. Ok, dobbiamo iniettare sta cosa. Ivy, l'acqua la rompipalle. Questa l'abbiamo già letto? No, tra le abilità di Evelyn è stata riscontrata la capacità di creare nuovi organismi dal micelio, un composto di intrecci di filamenti. Il termine organismo in questo caso assume tuttavia un'accezione più ampia. In realtà si tratta di superorganismi costituiti da numerosi miceli, credo si dica così. È bene non dimenticare che questi esseri dimostrano di avere un incredibile istinto di sopravvivenza e tendono a reagire con ferocia a ogni minima provocazione. La resistenza tipica dei funghi e la loro straordinaria forza consentono loro di avere un enorme potenziale bellico. I ricercatori hanno voluto chiamare questi superorganismi micomorfi, dal greco mico, fungo e morfo, forma. Nella ricerca di un metodo per trattare le infezioni accidentali è stato osservato che, eseguendo bla 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 su campioni di tessuto di Evelyn, è stato possibile produrre un siero dalle capacità fungicide. La somministrazione del siero ai soggetti infetti causa la calcificazione dei miceli. Nel caso in cui le cellule del soggetto siano state quasi completamente invase dal mutamicete, il siero risulterà fatale, poiché l'efficacia del siero immediata sarebbe più adatto dire che il fine ultimo sia la soppressione del soggetto infetto, piuttosto che la sua cura. Esplorando le potenziali del siero abbiamo scoperto che applicando del in quest'ultimo è possibile potenziare gli effetti realizzando un nuovo composto estremamente potente, composto che da ora in avanti chiameremo necrotossina. Oddio, mi stanno esplodendo gli occhi. Non è sufficiente una minima dose per bla 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 il soggetto. È stato inoltre interessante osservare l'ossessione di Evelyn nella ricerca di una famiglia. Negli esperimenti condotti, in più occasioni i soggetti infetti venivano indotti a comportarsi da genitori biologici, prendendosi così cura di lei come se fosse la loro figlia naturale. Il motivo per cui Evelyn abbia voluto ricreare un ambiente familiare come filo conduttore per il suo controllo mentale è tuttora sconosciuto. È solo la mia ipotesi, ma è probabile che il suo protocollo di imprinting la porti a credere che un nucleo familiare riesca a confondersi più facilmente tra le masse piuttosto che in una singola bambina. Oppure è probabile che voglia solo compensare quella mancanza di affetto sviluppata durante il periodo di isolamento, qualcosa che solo un genitore è in grado di offrire. Ok, basta, vi prego, tutti questi papiri, ditemi le cose come stanno e basta. Altro papiro? No, 6 pagine. Il programma avvia un lungo anche il supporto tecnico, la parte del numero dei progetti, il programma sperimentale, l'innovazione, l'obiettivo è quello di sviluppare un'arma biologica, incatenare le principi massa, ciò che contraddistingue questo esperimento negli altri, che la sua particolare, bla bla bla. Perché ne prega meno, quindi la serie è la serie perfetta affinché potessero confondersi facilmente all'interno della popolazione. L'aspetto fuciato come una bambina. Quindi Evelyn è il primo esempio della serie A, dimostra di essere in grado di secernere a comandare un multimilionario. Di pensare profondamente la sua invenzione, abbiamo ancora molto da imparare riguardo ai processi che permettono a Evelyn di controllare questa sua abilità.
Ok. Evelyn, ti devo sculacciare. Cartuccia incendiaria. Non c'è altro qui. Vediamo com'è la situation. Non so se prendere lanciagranate. Perché posso fare ancora. Eh sì. Munizioni per granate. Mi serve del combustibile solido, però io non ho spazio, cazzo. Magari è meglio se niente. Prendiamo del combustibile solido. Se lo trovo. Integratore, agente separatore. Ok, allora prendo un agente separatore. No, combina. Ok. Dopo che l'ho separato. Ma che cazzo ho fatto? Boh. Non l'ho capita. Ok. 5, 6. Poi questo lo poso, questo lo metto qui e sì, direi che posso prendere il lanciagranate. Coltello, lanciagranate, eccolo qui. Ce lo pigliamo. Salviamo. Che non si sa mai. No, non voglio salvare qui, ho sbagliato. Salviamo qui. Dai, che voglio ammazzare Evelyn. Lo voglio terminare. Ok, ragazzi, allora finiamo qui questo episodio di Resident Evil 7. E spero di finirlo più presto perché ormai sono curiosa e voglio togliermi di mezzo sta cazzo di bambina, di Lucas possibilmente, perché è dall'inizio del gioco che voglio prenderlo a ceffoni. Comunque, vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio di Resident Evil 7. Un bacione da Jules Fatim.